Salve a tutti, sono Riccardo Vescovo, io vengo in rappresentanza del blog balestratesi.it da Balestrate. La nostra presenza era obbligatoria nel momento in cui Pino Mania ci è sempre stato vicino alle nostre istanze, dal piccolo di un comune di 5-6 mila abitanti, per cui era un obbligo per noi morale essere qui a sostenerlo. Poi ci piace molto, al di là delle sottigliezze, noi siamo tutti pinomaniaci, con pinomaniaci, ci piace molto questa iniziativa perché soprattutto, in particolare, il lavoro svolto da Teleiato è un lavoro che va in favore della società civile, dei cittadini. Più che le altre emittenti a livello nazionale, questa emittente Teleiato si pone veramente dal lato dei cittadini, per cui bisogna fare capire alla gente che quando Pino Mania incorre nella possibilità di prendersi una querela, una diffamazione, una denuncia, una minaccia, quello è un pericolo che non ricade soltanto sulla sua persona, ma anche su tutti quei cittadini che grazie a lui possono venire a conoscenza di determinati fatti. Ecco perché siamo tutti un po' pinomaniaci, perché dobbiamo impersonarci, metterci nei suoi panni e sostenerlo anche attraverso iniziative di questo tipo, qui conducendo il telegiornale e vedendo così cosa c'è dietro quel TG che ogni giorno va in onda, vedere quanti sforzi e quanta fatica c'è, ecco, incorre Pino Maniaci ogni giorno. In questo modo possiamo renderci conto e avvicinarci sempre di più e sostenere. Questa è una cosa importante perché oggi è vero, si dice spesso la mafia non ammazza più, però usa delle tecniche e dei metodi che sono molto, molto più brutte dal punto di vista sociale, civile. La mafia ti ammazza con l'emarginazione, con la diffamazione, con l'isolamento, che sono cose dette così, sembrano astratte, in realtà poi per chi vive in un comune come Partinico, e Pino lo sa bene, basta che ci sia un concentrato di gente che tenta di diffamarti, metterti in cattiva luce per rovinare anni e anni di lavoro e mettere anche quel piccolo dubbio nelle cose che tu dici quotidianamente, che possono poi effettivamente far male agli occhi di una persona che non sa magari più distinguere bene qual è la verità. Ecco, per questo noi crediamo che questa sia un'iniziativa importante. Speriamo che col tempo le persone che sostengano questa iniziativa si moltiplicano non tanto a livello nazionale, ma anche e soprattutto locale, perché questa è una cosa importante, perché al di là del web questa emittente parla e ogni giorno tratta notizie del territorio, un territorio che ha bisogno di altre voci di informazione, voci indipendenti, voci che vanno anche controcorrente, per cui la speranza è questa. Nei prossimi giorni, naturalmente Pino rivendica un po' questa postazione, però speriamo che veramente che questa iniziativa duri più a lungo possibile, che questo significherà che avranno aderito tantissime persone. Grazie.